Il Colon Trek innanzitutto è una festa certamente di sport, ma è una festa di amicizia. È una gara che è nata per unire due popoli che si conoscevano da lunga data. In effetti al Colle, al Col Colon, che unisce la Val d'Erin con la Val Pellin, transitavano anche le madri del bestiame. Dopodiché si è passati a un altro tipo di scambio, di passaggio dal Colle, che è quello legato al contrabbando. I valdostani, gli italiani, attraversavano il Colle per fare incetta di alcolici, per fare incetta soprattutto di sigarette e quant'altro, per portarlo e cercare insomma di arrotondare un pochettino quello che era il loro stipendio. Tutte queste cose sono fortunatamente o purtroppo finite, per cui noi abbiamo voluto ricreare questo legame molto forte tra le due vallate. Si fa la gara e poi si ritrova per fare il cosiddetto terzo tempo, quindi la seconda festa, ad Arolla, sulla piazza principale di questo bellissimo paese svizzero. La gara ha avuto un grande successo, stiamo crescendo tanto, stiamo lavorando alla sesta edizione del Colon Trek e puntiamo ad avere 1000 iscritti per la prossima edizione. Unisce queste due vallate perché si passa su un ghiacciaio, perché non si spinge tantissimo sull'agonismo ma più sul legame. Allora, per mandare maggior peso, maggior valore a questo incontro, l'incontro è biennale, in maniera che insomma si crea anche l'attesa e gli amici svizzeri vengono comunque a trovarsi facendo delle escursioni durante questo anno di pausa, così come noi andiamo a fare delle prove sul tracciato fino a Val d'Erin. Ho poi corso la seconda edizione. Io mi sono un po' avvicinato a questa gara qua, un po' perché mi piaceva il fatto che collega anche un po' Italia-Svizzera, si arriva ad Arolla, dove passavo sempre con gli sci d'alpinismo alla Patrouille des Glaciers, non ci sono mai andato in estate a piedi. E mi è stato poi un po' proposto da mitico Xavier Chevrier di correrla insieme. Io ho già un po' a fine carriera, ma allora tenevo duro. Mi sono divertito a venire a provare con Xavier, perché poi alla fine ci si diverte sempre quando siamo in giro. E questa gara avevo già sentito parlare della prima edizione 2 anni prima, ho detto ma quasi quasi voglio provarci, e perché no non provarci con un grande amico e una grande persona quale Jean Pélissier, qui in Valle d'Aosta conosciutissimo. E quando sono stato piccolo ho sempre visto le sue imprese sui sci alpinismo. Io non avevo mai fatto 21 km e sicuramente era una bella sfida, e la cosa di farla in coppia era davvero motivante, e soprattutto con Jean, quando ha accettato il mio invito è stato davvero un bellissimo stimolo, ed è una gara che ancora oggi ricordo veramente con tanto piacere. Gran parte del nostro pubblico, dei nostri partecipanti, sono persone che amano lo sport ma non sono degli atleti, non hanno uno spirito agonistico fortissimo. Approfittano di questa giornata per poter fare un percorso, quei 22 km e 1400 metri di dislivello, attraversando un ghiacciaio in sicurezza. Abbiamo due partenze distinte. La prima, quella dei cosiddetti randonneur, 600-700 persone che affrontano la gara più come, non dico come una passeggiata, però insomma come una giornata di sport un po' più, con una natura un po' più sostenuta. Dall'altra abbiamo la partenza degli atleti. Esatto, ricordo una grande fatica, non tanto nella prima parte che costeggiavamo la diga, e dove l'abbiamo diciamo usata per riscaldarci bene prima della salita. I problemi per me sono arrivati nella discesa, soprattutto nella parte tecnica nel ghiacciaio, dove Jean sicuramente andava a nozze, e ci siamo, mi ricordo ancora, messi i ramponcini su in cima al Col Colon, e lui è partito, mi fa dai tanto mi recuperi, e invece poi lui è andato talmente avanti che ha dovuto quasi fermarsi per aspettarmi in discesa. La discesa appunto, si parte dal ghiacciaio, vabbè, lì riabitui un po' la gamba dallo sforzo della salita, riprenditi un attimo, anche perché arrivi comunque abbastanza in quota. Una cosa unica, poter correre per tanti minuti su un ghiacciaio in piena estate, è sicuramente qualcosa di fantastico che non ho mai trovato da altre parti. E poi una volta via dal ghiacciaio si corre fino a riprendere una piccola salitella che intervalla
la discesa. Ecco, quella è un pezzetto che è pochi minuti ma è duro. E poi comunque bisogna averne fino alla fine, perché arrivi giù in fondo alla vera discesa e c'hai ancora tutto il piano, che sono, mi sembra, quasi 5 km di pianura, quindi devi ancora spingere. E viene dura di star bene fino alla fine, perché comunque c'è sto piano e finisce ancora in leggera salita all'arrivo, quindi non è mai finita, ecco. È uno sforzo per i primi verso le 3 ore e per gli ultimi sulle 6-7 ore, quindi bisogna essere abituati a stare in giro tante ore in montagna, essere abituati a idratarsi bene, a mangiare bene. Queste gare che si corrono in due ci si dà una mano a livello morale. Mi ricordo ancora un momento in cui un turista, uno spettatore, stava lì sui sentieri ad applaudirci e ci ha offerto un bicchiere di Coca-Cola, e io è stata poi la prima volta che Jean mi ha detto: bevi la Coca-Cola che ti fa bene, come la canzone. Ecco, in coppia comunque vuol dire, vabbè, innanzitutto bisogna correre, secondo me, come anche nello sci alpinismo, anche se non succede più tanto, bisogna cercarsi veramente con chi si è affiatati. Invece molte volte adesso le coppie si creano un po' per convenienza, diciamo. E poi il ricordo dell'arrivo è bello, perché è molto vissuta, c'è molta gente che ti applaudono. Quello beh, è ovvio che è un bel ricordo, perché poi appunto avevamo vinto, quindi me lo ricordo bene, sì. L'arrivo da Rolla bellissimo, in Svizzera, mano per mano, con la mia famiglia e i nostri amici che ci aspettavano, quindi è sicuramente un bel ricordo. Collon Trek, nel 2019, solo su Icarus.